Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buon pomeriggio dalla redazione. 200 combattenti curdi arriveranno a Kobane, la cittadina al confine turco-siriano. Partiranno dall'Iraq e passeranno attraverso i territori della Turchia. La decisione è parte dell'accordo sottoscritto tra Iraq e Turchia ed è stata annunciata dal premier turco Erdogan a Riga, in Estonia, dove si trova in visita istituzionale. Intanto, secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, i raid aerei condotti in Siria dagli Stati Uniti e dagli alleati della coalizione contro l'ISIS hanno causato in un mese almeno 553 morti. Nell'elenco stilato dall'ONG figurano 464 jihadisti dell'ISIS, 57 di Al-Nusra, ma anche 32 civili, inclusi 6 bambini e 5 donne. Cambiamo argomento, andiamo in Canada, dove le autorità chiariscono: nessun commando è stato coinvolto nella sparatoria al Parlamento di Ottawa, ma solo l'aggressore che è stato ucciso. Secondo il capo della polizia di Ottawa, Charles Bordelieu, non c'è più nulla da temere per la sicurezza pubblica. Ieri la polizia aveva reso noto che nella sparatoria potevano essere stati coinvolti altri 2 attentatori, ipotesi adesso smentita. Intanto torna a riunirsi il Parlamento canadese. Il ministro dell'industria James Moore ha affermato: la nostra democrazia non può essere intimidita da quanto accaduto, ha detto Moore, riprendendo il messaggio del premier Stephen Harper. Sentiamo il servizio. Saremo vigili contro coloro che cercano di farci del male, non saremo mai intimiditi, manterremo il Canada sicuro. Lo ha detto il premier canadese Stephen Harper parlando alla Nazione dopo l'attacco compiuto contro il Parlamento canadese ad Ottawa, in cui sono morti un militare di origine italiana e uno dei terroristi. I responsabili non avranno un rifugio sicuro sul territorio canadese, ha aggiunto. Il Canada non è immune agli attacchi terroristici che vediamo in tutto il mondo. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Nathan Cirillo, rimasto ucciso nell'attacco davanti al Parlamento. In Nigeria almeno 60 ragazze sono state rapite in una regione nel nord-est del paese dal gruppo islamista Boko Haram. Secondo fonti locali, l'area era da circa 2 mesi sotto il controllo dei ribelli. I residenti hanno raccontato che circa 100 uomini di Boko Haram sono entrati nel villaggio sparando e bruciando case e negozi. Hanno poi ucciso 2 uomini e portato via le ragazze. Questo ulteriore rapimento mette in dubbio le trattative tra il governo di Abuja e i ribelli per il rilascio delle 200 ragazze rapite ad aprile scorso. Abolire la pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, anche al fine di migliorare le condizioni carcerarie nel rispetto della dignità umana. Lo chiede Papa Francesco, aggiungendo che l'ergastolo è una pena di morte nascosta e condannando le esecuzioni extragiudiziali o extralegali. Per Bergoglio, la carcerazione preventiva, quando in forma abusiva procura un anticipo della pena o quando si applica di fronte al sospetto più o meno fondato di un delitto commesso, costituisce un'altra forma di pena illecita e occulta. Parole del Papa. Questa era l'ultima notizia per il momento. È tutto, appuntamento alle 17:30 circa per gli ultimi aggiornamenti di oggi. Buon pomeriggio.